Buonasera e benvenuti a 8 e mezzo. Ieri Berlusconi, come saprete, ha telefonato a un certo punto a Ballarò per protestare contro un servizio sui rifiuti di Napoli. Non è la prima volta che il Presidente del Consiglio interviene in diretta senza, diciamo, avvertire di sua iniziativa da casa. Buonasera Fabrizio Cicchito, Presidente dei Deputati del PDL. Ecco, perché Berlusconi, invece di telefonare in una trasmissione, come è avvenuto ieri sera a Ballarò, non va direttamente ospite nelle trasmissioni a discutere con gli altri e a rispondere anche alle domande? Ma queste trasmissioni hanno un format che acuisce lo scontro politico. E secondo me una delle ragioni, non la sola, della radicalizzazione dello scontro è anche il messaggio che queste trasmissioni offrono. Credo che l'atto di Berlusconi sia stato assolutamente spontaneo. Lui ha visto la trasmissione, ha sentito alcune cose che non condivideva, ha alzato il telefono e ha parlato. Non mi sembra che sia una cosa da demonizzare, perché è un atto spontaneo. Quindi secondo lei è normale che un Presidente del Consiglio alzi il telefono e intervenga nelle trasmissioni che non gli piacciono? Nella normalità del fatto che alcune trasmissioni televisive sono politicamente molto indirizzate, in quella anormalità rientra anche il fatto che il Presidente del Consiglio alza il telefono, interviene, dice la sua, poi evidentemente una volta che ha finito di parlare viene duramente contestato da una larga parte di quelli che stanno in quella trasmissione così abilmente orientata, e quindi io francamente non ci vedo nulla di particolarmente scandaloso. Chiarissimo. E anzi credo che alla fin fine poi l'unico problema sa qual è, è che forse Berlusconi ha fatto un gran favore a Floris, nel senso che gli ha fatto aumentare l'intensità di coloro che stavano presenti, e adesso ne stiamo parlando, quindi la trasmissione ha avuto serve all'audience della trasmissione, ha avuto un ulteriore diciamo così incentivo, però ecco. Detto questo, bisogna anche ricordare che comunque nella trasmissione di Floris Ballarò c'è sempre la divisione 50-50, no? Ma 50-50 per modo di dire, perché lei è troppo esperta di televisione. No, però aspetta, adesso non vogliamo fare un dibattito, vorrei... Me l'ha domandato, rispondo. No, certo, ma vorrei salutare Paolo Buonasera. Gentiloni, deputato del Partito Democratico, ex ministro delle comunicazioni. Ecco, intanto vorrei sapere lei cosa pensa di quello che ha detto. Penso due o tre cose. Uno, che così normale non mi sembra che sia. Sinceramente, proporrò a Pierluigi Bersani al prossimo editoriale di Minzolini di fare una telefonata, vediamo se lo mandano in onda a contestare la cosa. Non è la prima volta. Io ho una brutta sensazione perché i precedenti sono che Berlusconi comincia a telefonare alle trasmissioni quando si sente in campagna elettorale. È cominciata la campagna elettorale? Io ho questa impressione qua. Onorevole Detto Cicchito. Questo, mi scandalizza. Ma ieri mi è venuto, lo dico così, un po' con prudenza, quasi da compatirlo. Perché ora come si fa? Lì che cosa c'era? No? C'erano dei servizi che facevano vedere l'immondizia per le strade di Napoli. E mettevano questo in relazione con le promesse fatte sul punto. Ora, tu con una telefonata come fai a correggere questa roba qua? Cioè, neanche un ipnotizzatore. Cioè, tu dici al telefono, non è vero perché noi abbiamo mantenuto tutte le nostre promesse. Ma quei 4 milioni di persone che guardavano la televisione, non è che si fanno convincere da una telefonata. Quindi io penso che telefonare alle trasmissioni televisive sia controproducente. Ha ragione Cicchito, forse aiuta Floris, aiuta i... Ma aiuta anche chi telefona, nel caso specifico il Presidente del Consiglio. Però fa male a chi telefona. Fa male o fa bene chi telefona? Per carità, c'è un interlocutore che è un esperto, molto più esperto di me di queste tecniche e così via, perché ha fatto il ministro, eccetera. Però Berlusconi è intervenuto contestando l'interpretazione che veniva data. Allora, voglio dire,
È una roba che secondo me è un atto democratico. Pigli, alzi il telefono, il Presidente del Consiglio interviene, dice la sua, si contrappone a quella trasmissione. Ecco, ma solo per capire, onorevole Cicchito, ha ragione allora l'onorevole Gentiloni quando dice che suggerirà la, a Bersani di chiamare la prossima volta. Lo può fare anche Bersani, o no? Per carità, e perché non lo può fare Bersani? Perché no? Bersani è andato addirittura è andato in corso di un consiglio dei ministri a sostenere delle posizioni, eccetera. Figura che è un po' una cosa tipica. No, però adesso questo è un altro tema di quelle quali discutiamo tema, subito. Appartiene allo stesso no, adesso, nel caso specifico allo stesso può telefonare tipo di protagonismo. Bersani oggi è salito, credo, su un tetto. E anche questo è una manifestazione di protagonismo. Per fortuna è sceso dopo. E meno male che ne è sceso senza danni. Minzolini si aspetti una telefonata al prossimo editoriale. Dal leader dell'opposizione. Va bene, va bene. Se lo dite voi, senta onorevole Cicchito, oggi, sempre a proposito di questa cosa così, però arriviamo anche al problema dei rifiuti, commentando la telefonata di ieri, la finiana Flavia Perina ha detto che a Ballarò è stato toccato un nervo scoperto della maggioranza, quello del governo del fare, che la spazzatura di Napoli ha messo in crisi. È così? In un qualche modo? La Perina è persona sempre caratterizzata da una, diciamo così, vena polemica molto forte. Il governo del fare, io adesso potrei fare l'elenco, ma questo forse annoierebbe i telespettatori, di quello che il governo ha fatto. Poi può essere discutibile, ma il governo ha fatto molte cose. La Perina dovrebbe saperlo perché ha votato molto spesso per la maggioranza e è stata eletta in una lista che si è intitolata Berlusconi, quindi sta in una certa tal quale contraddizione. Ma sullo specifico stiamo sul terreno del dibattito politico, delle interpretazioni di quello che è successo per quello che riguarda la vicenda dei rifiuti. E quindi voglio dire, e si è risposto ad una trasmissione televisiva. Vedete, Floris è bravissimo perché riesce, lui è fazioso tanto quanto l'altra trasmissione di Anno Zero, però riesce a comporre un format che dà un'immagine di minore faziosità. Berlusconi ha bucato questo e si è contrapposto all'andamento della trasmissione. Posso fare una domanda? Ma Bruno Vespa, poi farò è anch'io. Fazioso? Secondo me no. Vabbè, ma allora no. Cioè, perché Bruno Vespa mette insieme persone e poi c'è un format molto pagato. Non ho dato del fazioso a nessuno, ma dire che Giovanni Floris, che ha questa faccia pulitina, non so se lo vede chi ci ascolta. Sì, sì, no, chi sta discutendo la faccia di Floris? Invita persone delle diverse parti, fa un programma, credo che non certamente si caratterizza per essere un programma assatanato, fazioso. Scusi, Gentiloni, però c'è anche un'idea politica diversa. Sei troppo Cicchito. Esperto di queste cose allora io, per sapere le analisi, ma le visioni televisive. Quello chiesto di Bruno Vespa, tutto quanto è funzionare ad un'ipotesi. Poi invita anche persone del centrodestra che stanno messe in un format che è un format molto difficile io da contestare. Che se diciamo che i conduttori che hanno un'idea politica o comunque la pensano in un certo modo, per questo stesso solo fatto sono faziosi, ma è un secondo aggettivo, me faccia un errore, perché è un la prossima volta invitiamo secondo me, un robot. Ecco, io però vorrei aspettate perché non è un insulto, è una valutazione. Però io volevo dire una cosa sui rifiuti, sì, no, oltre adesso passiamo a rifiuti, però vorrei chiedervi cosa c'è di fazioso nel dire che nel caso specifico il problema dei rifiuti non è stato risolto come era stato promesso. No, ma non è che è stato detto solo questo. Veniva data un'interpretazione per cui sembra che la responsabilità dei rifiuti e la vicenda dei rifiuti fosse iniziata da pochissimo tempo e fosse soltanto di questo governo, mentre l'interpretazione e l'analisi di questa vicenda no, è molto diversa, secondo me. Io dico, a mio parere, il Presidente del Consiglio sul tema dei rifiuti ha fatto due errori gravi. Il primo all'inizio, subito, no? Cioè dopo poche settimane dall'insediamento di questo governo, è andato lì e ha fatto un po' come il presidente Bush degli Stati Uniti su una famosa portaerei, no? Che andò lì e disse la guerra abbiamo in risolto Iraq era la guerra. Finita.
Poi ho visto nelle sue memorie, ha riconosciuto l'errore, il presidente Bush. Quello è stato il primo errore, perché andar lì, strumentalizzare politicamente la faccenda e dire che era stato tutto risolto. Voi non state strumentalizzando sapendo, adesso la vicenda. No, sapendo che invece il problema covava, che, è stato voi un primo errore. Voi avete perso le elezioni anche per assolutamente questo, no? Sì. Tra l'altro. Sì. E le responsabilità, soprattutto dagli enti territoriali, sono condivise e non c'è il minimo dubbio. Ma il primo errore che ha fatto Berlusconi è stato quello di andare lì e dire io ho risolto tutto. Ancora più grave è stato l'errore 20 giorni fa, di nuovo di andare lì e di dire in 3 giorni si risolve tutto. Perché, insisto, queste cose si vedono e si vedono in tutto il mondo. Quelle immagini lì che hanno nuociuto non solo al nostro governo, ma hanno nuociuto all'Italia 2 anni e mezzo fa, stanno di nuovo nuocendo all'attuale governo e all'Italia, ma un errore di andare lì e dire in 3 giorni risolvo tutto è un errore da matita blu per chi governa. Io seguo il principio di non interrompere, perché sennò poi questa è una trasmissione. No, e allora però devo dire che ho delle valutazioni diverse da quelle che sono state dette. Nel senso cioè che il problema dei rifiuti risale addirittura al 1994 come origine, poi si è dipanato e c'è una... diciamo così, una responsabilità e del precedente governo e di 2 amministrazioni che hanno il nome dei precedenti governi, del governo Prodi. Negli ultimi 10 anni Berlusconi ha governato 8 anni. Scusami, mi fai parlare, io non t'ho interrotto. E della regione con Bassolino e specialmente del comune di Napoli, che è guidato da un sindaco storicamente del Partito Democratico, Rosa Russo Iervolino. Ebbene, questo è molto forte. In più, poi adesso che cosa c'è? C'è che è una complicazione ulteriore, che la responsabilità è stata per larghe parti affidata agli enti locali e quindi, diciamo così, questo complica anche gli interventi, la possibilità di intervento dei governi. Quindi abbiamo una ulteriore complicazione. Dopodiché Berlusconi a suo tempo intervenne e per tutta una fase ci fu un miglioramento netto della situazione, questo non può essere dimenticato. C'è un peggioramento che deriva dal fatto che poi è riandata la vicenda sugli enti locali e questi registrano dei punti, diciamo così, di ritardo molto rilevanti. Lo dirà subito dopo. Hanno dei nomi molto precisi, dei nomi di centrosinistra. Subito dopo che abbiamo visto insieme il punto di Paolo Pagliaro, perché i rifiuti di Napoli sembrano anche essere un altro banco di prova per la tenuta dell'unità nazionale. Vediamo. Tra le regioni italiane, la Toscana è per ora l'unica ad aver annunciato la propria disponibilità ad accogliere una parte dei rifiuti di Napoli. Altre prendono tempo, mentre Lombardia, Veneto e Piemonte hanno detto no. Per le 2 regioni governate dalla Lega vale la linea dettata da Bossi, e cioè l'emergenza rifiuti si deve risolvere in Campania, perché se l'immondizia venisse trasferita al nord si rischierebbe la reazione della gente. Il governatore Enrico Rossi non teme invece le reazioni dei toscani, forse perché in passato Firenze alluvionata ha potuto contare sulla solidarietà concreta di tutti gli italiani e non lo ha dimenticato. Forse perché nelle scuole toscane si insegna ancora l'educazione civica. O forse perché i toscani sanno fare i conti. Sentite cosa ha dichiarato il governatore Rossi. Mi sembra un po' tutto fuori misura. In realtà la soluzione dell'emergenza in Campania sta nelle cifre che ci ha dato questa mattina il ministro Fitto. 600 tonnellate al giorno per 3 mesi da trasferire fuori regione. Si tratta di 25 camion al giorno da distribuire sull'intero territorio nazionale, poco più di un camion per regione. Un quantitativo modesto da smaltire, un problema che in un paese normale si sarebbe potuto risolvere per telefono nel giro di qualche ora. Questo ha detto il governatore Rossi, e nel candore di questo conteggio c'è la fotografia dell'emergenza vera, che non è quella dei rifiuti ma è quella della politica. Onorevole Cicchitto, Veneto, Lombardia e Piemonte hanno detto un secco no ad accogliere i rifiuti di Napoli. Hanno fatto bene, secondo lei? Ma c'è un problema di solidarietà nazionale che secondo me su cui va aperta una riflessione. Però non c'è dubbio che dobbiamo fare ogni sforzo per risolvere il problema localmente, perché voglio dire, perché
questo problema riguarda solo la Campania e non riguarda altre regioni del nostro paese. E su questo, insomma, evidentemente c'è un limite di classe dirigente, un limite di comportamenti che pesa e che determina una situazione che non può essere risolta facilmente scaricandola perché sulle altre. Perché a Palermo pare che ci sia scaricandola sulle altre regioni. Quindi questa questione, diciamo così, la regione campana, i comuni e le province della Campania, insomma, devono misurarsi con questo problema. Poi ci auguriamo che in seguito a un impegno molto forte si riesca a determinare una situazione di solidarietà nazionale diversa da quella che si sta determinando in questo momento. Senta, onorevole Gentiloni, oggi tra l'altro Bossi ha detto che la magistratura dovrebbe indagare sull'operato del sindaco di Napoli, del vostro partito, Rosa Russo, Iervolino. Dove sta sbagliando? Dove ha sbagliato la Iervolino? Ma, per fortuna la magistratura ancora indaga quando lo decide o quando c'è un'azione che la induce a farlo e non su suggerimento del ministro Bossi. Dopodiché non c'è il minimo dubbio che le responsabilità della situazione che si è creata in Campania a livello regionale, provinciale, comunale, dove amministrazioni dei diversi schieramenti politici si sono susseguite e sono presenti in questo momento mentre parliamo, sono chiarissime, incluse quelle del Comune di Napoli. Quello che non può funzionare, secondo me, da parte di un governo è un eccesso di propaganda su queste questioni. Cioè non può esistere una situazione nella quale quando si riesce a ripulire le strade è merito del governo, quando le strade si riempiono di nuovo di rifiuti è colpa degli enti locali. In uno Stato normale ci dovrebbe essere collaborazione tra lo Stato centrale e gli enti locali. E invece c'è un sacco di propaganda. La reazione di alcune regioni è veramente sintomo, secondo me, di come la demagogia a un certo punto rischi di inquinare la politica. Io lo so benissimo che ci può essere una reazione strumentale, se tu hai quelle quantità di cui parlava il servizio di Pagliaro, e se hai un sistema di smaltimento, come in alcune regioni del nord hai, più che decente, ma per quale motivo non ci deve essere un contributo, peraltro modesto, alla soluzione del problema? Peraltro, onorevole Cicchito, voglio anche ricordarvi, a entrambi, anche alle spettatrici e spettatori, che Prodi, ironicamente, oggi ha fatto i complimenti a Berlusconi per il lavoro brillante che ha svolto il governo. Sì, non se lo può togliere perché durante il suo governo questa vicenda fu gestita malissimo. Voglio anche dire un'altra cosa. Io non sono d'accordo con Bossi quando parla di magistratura. Questo non toglie che il Comune di Napoli e il sindaco del Comune di Napoli ha delle responsabilità enormi. Basti pensare che per quello che riguarda, diciamo così, la raccolta differenziata, a Napoli stiamo all'8%, mentre anche nella stessa regione campana abbiamo delle percentuali molto ma molto superiori. Quindi il problema è che c'è un giudizio politico negativo durissimo da dare sulla Rosa Iervolino. Ne traggo implicazioni che deve intervenire la magistratura. C'è un'altra faccenda. Non si può rovesciare le cose nei termini così marcati come veniva fatto, si può dire che noi strumentalizziamo la cosa quando adesso c'è una campagna durissima e violentissima per cui sembra che il responsabile di tutto quanto sia Berlusconi. Ma invece da tempo la cosa è stata la responsabilità è degli enti locali, cercando di aiutare gli enti locali. Ha preso in mano la questione commissariando gli enti locali, ha cantato vittoria, ha ripetuto Berlusconi e Bertolaso 20 giorni fa di nuovo che il problema era risolto. Il problema siamo non con è che i cumuli di immondizia nelle strade, ma questa non è strumentalizzazione.
Come purtroppo no? Devo, questa devo, è la c'è un tentativo la di dire che la colpa è del governo fuori. Quando invece no, ho do, detto no, che scusate, allora uno onorevole Cicchitto onorevole fa, non può fare Prodi non può fare ironie e non ironia, e due il combinato di il combinato delle belle soddisfazioni vi fermo qua devo dare la pubblicità devo dare vi fermo entrambi onorevole Cicchitto devo dare la pubblicità e ricordare che ci vediamo tra pochi minuti perché tutto questo questa emergenza rifiuti Napoli ha creato anche delle divisioni all'interno del governo. Pensiamo al caso Carfagna, subito dopo la pubblicità. Onorevole Cicchitto, allora parlavamo prima del problema dell'emergenza rifiuti che ha creato dei problemi anche all'interno del governo. Oggi Berlusconi nella sua conferenza stampa ha in sostanza derubricato il caso della ministra Carfagna a gossip. Ecco, vuol dire che il rischio di dimissioni della Carfagna sono rientrate? Berlusconi ne sa più di me. Io mi auguro anch'io che le dimissioni siano rientrate. Dopodiché là c'era una decisione che aveva delle implicazioni nazionali rispetto ad una vicenda e una dialettica che aveva invece un carattere, chiamiamolo così, locale. No, campano. Dopodiché credo dal decreto che è stato fatto che assegna al Presidente della Regione il coordinamento, diciamo così, di tutta la vicenda dei termovalorizzatori con il raccordo con il Presidente di provincia e degli enti locali, E dei comuni, questo è una soluzione di equilibrio che probabilmente va bene anche al Ministro Carfagna. Lei che idea si è fatto del caso Carfagna, onorevole Gentiloni? Ma non, diciamo, sui risvolti interni al PDL non ne so moltissimo. Devo dire, sono sempre un po' dubbioso. Adesso c'è quasi una nuova forma di scomunica, no? Quando c'è qualcosa di un po' scomodo si dice è gossip. Che vuol dire che è gossip? Cioè, il ministro Carfagna... In questo caso proprio di gossip c'era molto poco. Appunto, ha detto delle cose, ha fatto un'intervista al principale giornale di Napoli dicendo che aveva intenzione di... Non mi pare un gran gossip. Quale sia il problema, credo che sia la tensione che c'è nel PDL a Napoli, di cui noi ci siamo occupati alla Camera a livello nazionale quando è emerso il caso dell'allora sottosegretario Cosentino, che è, diciamo, il punto di riferimento per i presidenti della provincia di Salerno e di Napoli. Il ministro Carfagna in alcune interviste ha denunciato il rischio che una certa impostazione possa non essere del tutto immune sul tema del rapporto tra rifiuti, problema della legalità, eccetera. La camorra, no? Se perché questa è la questione, è una questione inchiesta per camorra molto seria. È la questione di cui parla Roberto Saviano da qualche anno. Non è, sì, voglio non è dire, un piccolo problema. Poi, se rientri o non rientri, io non ho la più pallida idea. Voglio dire, non è un problema nostro. Voglio dire che si può discutere, dibattere, averci dei pareri diversi, eccetera, però rispetto al Presidente della provincia di Napoli e al Presidente della provincia di Salerno io sfido chiunque a dire che hanno dei rapporti con la camorra. Quindi io credo che si riferisse all'ex sottosegretario Ma non mi sto riferendo a quello che ha detto Gentiloni, che richiamava delle cose che sono state dette sui giornali, quindi non è che la riportate lui, quindi non c'è su questo elemento di contrasto. Lo dico in generale, ma voglio sottolineare questo, la mia valutazione. Senta, onorevole Cicchitto, oggi la maggioranza è andata sotto, il governo è stato battuto proprio sulla questione dell'università. Della riforma Gelmini. Oggi anche avremo, ieri, no? Oggi abbiamo perso due volte. Anche ieri avete perso due volte, ma lei pensa, è tranquillo come Berlusconi che oggi ha detto che sia la Camera che al Senato il 14 dicembre io ci sarà una buona maggioranza? Io sono tranquillo perché ci stiamo riferendo ai voti di ieri che erano su un problema che riguardava l'elezione del 73° rappresentante italiano. Questo era al ieri, ma oggi sulla riforma della Gelmini, su un emendamento, ma il governo è andato oggi sotto è stata di una vera sciocchezza, cioè avremmo votato 200 volte
e su un emendamento c'è stata su 200, su 200 votazioni che ci sia un voto, francamente nella storia di questo Parlamento è avvenuto tante volte. Dopodiché dopodiché che ci sia un problema politico, non sto qui, non sono venuto qua a fare una cosa di propaganda, anche perché poi il problema politico è grande come una casa, nel senso cioè che c'è un confronto all'interno della maggioranza che verrà sciolto non adesso, ma verrà sciolto il 14 di dicembre, quando ci sarà il voto sulla fiducia, eccetera. Quindi le due situazioni vanno nettamente distinte. Lo sa che oggi... sì, prego, poi dopo dire, volevo chiedere un'altra cosa. È proprio uno squarcio di cronaca, almeno per come l'abbiamo vissuta noi. Stamattina il Presidente del Consiglio fa una conferenza stampa in cui chiede le dimissioni del Presidente della Camera. Un'ora dopo, Futuro e Libertà annuncia che chiederà il ritorno in commissione della riforma dell'università. Mezz'ora dopo il portavoce del Presidente del Consiglio, Bonaiuti, smentisce Berlusconi, ma le dichiarazioni del quale erano andate in televisione all'ora di pranzo, chiare. Dice no, Berlusconi non ha mai chiesto le dimissioni di Fini. A quel punto Futuro e Libertà, diciamo così, rientra dalla sua richiesta di rinviare la riforma dell'università, cioè stiamo parlando di un tema importantissimo in commissione, e si trova un accomodamento, proseguono i lavori. A mio parere questa piccola vicenda che tutti hanno vissuto in Parlamento è una vicenda esemplare del fatto che non c'è più questa maggioranza. Non solo perché Futuro e Libertà ha ritirato i suoi ministri, che non è poca cosa, ma perché, come si vede, ogni giorno c'è un crinale. Ecco, però oggi Bossi ha detto, ve lo vorrei dire a entrambi, ma lo saprete anche voi, che la fiducia la voteranno non solo i finiani, ma anche una parte del PD. Tanto le risulta, onorevole Gentiloni? Lo esclude. Siamo abituati a qualunque cosa, ma che addirittura una parte del PD voti la fiducia. A me sembra improbabile anche per quanto riguarda Futuro e Libertà, perché... Questo lo vorrei chiedere all'onorevole Cicchitto. Non c'è confine, ma adesso votare la fiducia... Chi sarebbero i finiani che voterebbero per il governo? Bossi non voleva andare alle elezioni. Berlusconi ha risposto stamattina a una domanda in cui gli hanno chiesto. Fini chiede le sue dimissioni e lui ha risposto. Allora, se chiede le mie dimissioni... prima che si deve dimettere, ma non era nel senso che lui chiedeva le dimissioni di Fini, era una risposta a una domanda. Dopodiché questa dialettica è evidente che è attraversata da un elemento, diciamo così, di tensione politica, che verrà chiarito il 14 di dicembre, nel senso che in quella occasione i finiani dovranno decidere se sostengono questo governo, votano la mozione di fiducia o votano la mozione di sfiducia che la sinistra, che il PD ha presentato, e a quel punto la situazione, io mi auguro che sia chiara, nel senso che se la maggioranza passa, il governo va avanti, se non c'è maggioranza si apre una crisi politica, e il nostro parere è che in quel caso si deve andare ad elezioni anticipate. Loro hanno un parere sarà un confronto. Noi riteniamo che in sostanza, avendo avuto un'investitura elettorale, se una forza viene meno, poi le cose devono essere chiarite. Quindi questo è il problema. Però voglio dire anche che non è se noi siamo divisi che il PD presenta un'immagine di omogeneità travolgente, perché hanno discusso nel corso di questi mesi. Il dato paradossale è stato non che sarà travolgente, a fronte di una divisione, siete divisi in modo profondissimo, ha aperto una vicenda politica a Veltroni, gli hanno risposto D'Alema e Bersani, litigate quotidianamente vostra volta, onorevole... in parte rappresentate il nostro soccorso rosso, nel senso che in un momento di difficoltà della maggioranza, fortunatamente l'opposizione è divisa e ha anche prospettive politiche molto diverse. Onorevole Gentiloni, poi dopo noi discutiamo e da noi chi discute non viene cacciato, come invece è successo in casa. Ma da noi è avvenuta una scissione, che è un'altra cosa. Dico una cosa semplicissima. Qui
ci sono due problemi. Primo, la maggioranza politica che sostiene il governo non c'è più. Rimediare un voto in più o un voto in meno non serve a nulla per governare il Paese. Due, andare ad elezioni sarebbe, in questo contesto economico internazionale, sarebbe irresponsabile. Allora, come si combina questo quadro di una maggioranza che non c'è più e di elezioni alle quali non si può andare? Io credo che ci vogliono le dimissioni di questo governo e poi la parola deve passare al Presidente della Repubblica. Questa è una posizione oggi responsabile. Vivacchiare o andare a votare chiarissimo il suo sono pensiero. Due io vorrei in chiusura chiedervi una cosa rapidissima però, perché oggi Luca di Montezemolo ha detto che è finita la stagione del one man show, quindi no, dello show di un uomo unico al comando, e che lui, di Montezemolo, è disponibile a impegnarsi per l'Italia. Lei cosa pensa di questo annuncio, onorevole Cicchitto? È un po' una risposta che ha voluto dare a Berlusconi, che oggi ha detto parlare è facile, sono bravi tutti? Rapidissimo. Ma, guardi, far politica vuol dire avere consensi. Luca di Montezemolo dovrà, se vuole, scende in politica e bisogna dovrà fare i conti con i consensi e con i dissensi. Secondo me la forza di, diciamo così, di Berlusconi rimane molto superiore a quella che può esprimere Montezemolo. Vedremo però vedremo se anche perché ci avremo ancora molte occasioni. Il confronto elettorale che si aprirà se non ci sarà una maggioranza che una maggioranza chiara che sostiene. Invece voi del PD rischiate di dover scegliere tra Montezemolo e Vendola, no? Adesso esageriamo. Io non so, non so se Montezemolo si metterà in politica, come si dice. Comunque, lo faccia o no, io penso che sia una risorsa preziosa, perché è un imprenditore che ha avuto successo e non guarderei con ostilità una quello risorsa. Che sta facendo. Perfetto, grazie onorevole Cicchitto, grazie onorevole Gentiloni, grazie alle spettatrici e agli spettatori, e do la linea senz'altro a Ilaria D'Amico e al suo exit. Noi ci rivediamo non domani ma dopodomani, perché domani alle 8:30, alle 20:30 c'è una partita. Arrivederci.